Questo è il ferro 6. Vediamo. Ferro 6 misto. Ok. Ok. La gas. Eccola qui. Fibietta tasca pane italiana. Sì, se si trova qua non ci sono molte spiegazioni. Il gruppo di alpini italiano, mentre cercava di risalire, è passato proprio per questo canalone e, sfregando il tascapane durante l'azione, perché non potevano stare in piedi, dovevano salire quatti, tutti in questa maniera, strisciando, avrebbero magari potuto trascinare il tascapane contro rocce e quindi perdere quello che era un pezzo di fibbia. Non c'era il tempo però per fermarsi e rattoppare. L'unico obiettivo era quello di raggiungere la sommità di Monte Marrone ed espugnarla dalla presenza tedesca nemica. Metalo in mano ed è là che sono diretto. Eccolo qua, il teatro della mia indagine, distese di montagne. In uno di questi canaloni dovrebbero riposare da 80 anni a questa parte le armi gettate dagli alpini a seguito della conquista della cima di Monte Marrone. Come vedete, la strada è ancora lunga, non ci sono altre vie se non percorrere la linea di cresta stando attento, ma soprattutto piastra a terra, arriviamo lì, entriamo nel bosco.